kere bu kadar. 70 lira. Askeri ücretler 70 lira oldu. Allah Allah. Ben şimdi bir Ciao a tutti, un saluto da Istanbul. Era da tempo che volevo venire a Grand Bazaar, ma ho sempre trovato i voli che erano troppo costosi. E questa volta ho trovato l'offerta di un volo della Ryanair fino a Sofia a 9 euro e da Sofia ho preso l'autobus della Flixbus a 20 euro circa. Ed eccomi qua. Ma iniziamo da quando siamo partiti. Partiamo dall'aeroporto di Bari e dopo poco più di un'ora siamo a Sofia. Eccoci nella desolata stazione degli autobus e tra poco prenderemo l'autobus per Istanbul. Controllo passaporti da frontiera con la Turchia. Eccoci arrivati alla stazione degli autobus di Istanbul. E ne approfitto per andare a mangiare subito del kebab turco. Nonostante siano le 8 di mattina. Arrivata in zona 100 e andiamo a trovare l'albergo. Ed ecco che scorgo la prima moschea e ne approfitto per dargli un'occhiata. Ad entrare bisogna togliersi le scarpe. Sono ancora con lo zaino, tornerò a visitarla. Guardate questo sistema per buttare l'immondizia. Questo bidone della spazzatura, dell'umido, si preme e va giù. Aspetta che... E fuori rimane tutto pulito. Trasloco in motoretta. Ed eccoci arrivati nei pressi del Grand Bazar. Tutto intorno è pieno di negozi, negozietti, bancarelle. Un euro sono 21 lire turche, quindi fate un po' i conti. Thank you.
Qui i prezzi esposti non li mette nessuno, quindi bisogna chiedere e poi contrattare il prezzo. Quando pensi di aver fatto il grande affare, di aver trovato il più economico e di aver pagato il 25% di quello che ti ha chiesto, ti ritrovi poi andando più avanti a trovare un altro che lo vende a metà prezzo di quello che ha pagato. Questo è uno degli ingressi del Gran Bazar. Ci sta un guardiano con il metal detector che ti controlla. Ci vediamo dopo. Intanto si è fatto mezzogiorno, andiamo a pranzare e dopo andiamo in albergo a fare check-in. Tre prendi Muslim Soka. Da qua sai questi bottiglietti, bicchieri di plastica. Allora. Un po' di peperoncino piccante. Fatto pure il dolcetto. In tutto ho speso circa 7 euro. Ecco la mia stanzetta da 10 euro a notte. Figo, Mario. Quinto piano senza ascensore naturalmente. Di qua si vede il mare. Bello. Facciamo uno spuntino per i dolcetti che ho preso prima. I dolcetti turchi. Pistacchio e miele, buonissimi. Qualche ora dopo esco per procurarmi un po' di frutta per la sera.
perché devo visitare Gran Bazar stamattina. Arrivano questi furgoni carichi di merce e lì ci sono delle persone che aspettano con dei carrelli, dei portantini, che scaricano la merce su questi carrelli e poi la portano a mano, la distribuiscono nei negozi. Questi sono tutti i negozi che circondano il nucleo del Gran Bazar. Ad ogni porta c'è un metal detector e una guardia che controlla. La costruzione del nucleo del Gran Bazar iniziò durante l'inverno del 1455, poco dopo la conquista ottomana di Costantinopoli. Essa faceva parte di un'iniziativa più ampia per stimolare la prosperità economica di Istanbul. Il sultano Maometto II fece erigere un edificio dedicato al commercio di tessuti e gioielli vicino al palazzo a Costantinopoli. Esso si chiamava Bedestan delle Gemme ed era anche conosciuto come Bezistan i Cedis, nuovo Bedestan in turco ottomano. Guardate il tetto, tutto decorato. Il Bedestan si trova sul terzo pendio della collina di Istanbul, tra gli antichi fori di Costantino e di Teodosio, ed era anche vicino al primo palazzo del sultano, il Palazzo Vecchio, anch'esso in costruzione negli stessi anni. Complessivamente il Gran Bazar, cioè solo il mercato al coperto, ha 61 strade coperte e oltre 4.000 negozi che attirano ogni giorno tra i 250.000 e i 400.000 visitatori. Nel 2014 è stato classificato al numero 1 tra le attrazioni più visitate del mondo, con 91.250.000 visitatori annuali. Il Gran Bazar di Istanbul è considerato uno dei primi centri commerciali al mondo. Questo è zafferano. Fino al restauro successivo al sisma del 1894, il Gran Bazar non aveva negozi come quelli che esistevano in Occidente. Lungo entrambi i sali delle strade, i mercanti sedevano su divani di legno davanti ai loro scaffali. Ognuno di loro occupava uno spazio di 1,5 metri di larghezza e 1 metro, 1,20 metri di profondità. Questo spazio si chiamava in turco dolap, che significa stallo. La merce più preziosa non era esposta, ma custodita in armadietti. Solo i vestiti erano appesi in lunghe file con un effetto pittoresco. Un potenziale cliente poteva sedersi di fronte al rivenditore, parlare con lui e bere un caffè o un tè turco in modo rilassato e discutere. Alla fine della giornata, ogni stallo veniva chiuso da tende. Thank you.
Sai che questo è il periodo del Ramadan. Stanno per te tutti i giorni. Ciao a tutti, eccoci al Gran Bazar di Istanbul. Qui ci sono giunto un volo della Ryanair fino a Sofia e poi ci ho preso l'autobus, l'esplus. Tutto speso meno di 30 euro. E quelle varie spezie e dolcetti.
Nei prossimi giorni andremo a visitare il mercato delle spezie, che si trova qua vicino. Andiamo a visitare la moschea di Nur Osmaniye, la moschea delle luci di Osman, una moschea ottomana sita nelle vicinanze di Fatih, praticamente sta attaccata al Gran Bazar. Questa è considerata uno degli esempi più belli di architettura ottomana in stile barocco. Uomini e donne entrano da due porte diverse nella moschea. Questa è l'entrata delle donne. E questa è l'entrata per gli uomini. Ora mi tolgo le scarpe dentro. Togliamoci le scarpe. Bellissima.
Thank you.
50'den bayram aşıyı da herhalde 2,5 lira yaparlar. Basta mercato.
Qui ci si può sedere e lavarsi, togliersi le scarpe, i calzini e lavarsi i piedi. C'è anche, in alcuni casi c'è anche il sapone prima di entrare nella moschea. Visitiamo anche questa. Saat 12'dir. Patronu gelmiştir.
shoes or without drums are like, because not all the shipping companies send the drums. Hem geçenlerde var hem kalanlarda. Arkadaşlar biraz söyle de.